E giunta mezzanotte si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un vecchio frac, ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu. Passo le mie giornate al computer, finché io dico che il momento che non avrò più curiosità vuol dire che sono pronta per l'aldilà. La notte non dormo, ma non è che ho insonnia. Io ho sempre la televisione accesa e io ho bisogno di sapere. Non riesco a vivere estraniata dal mondo, pur essendo in casa. Scordarti mai, per dirti ancor nei baci miei che cosa sei per me. Tutti i teatri dipendevano da Goebbels. A un certo punto mi chiama il direttore e mi dice: guardi, Goebbels la invita a cena con lui. Io guardo il direttore e dico: ma scusi, ma lei perché cosa mi ha scritturato? Perché io canti? O perché vado a pranzo con Goebbels? Ah no, io l'ho scritturata per cantare. E beh, io canto. Ho detto un no secco proprio, fece scalpore, perché il direttore mi disse: ma lei capisce che mi fa chiudere il teatro? E dico: beh, io me ne andrò via, che devo fare? Allora che cosa è successo? Che siamo venuti a questo accordo. Io sarei andata a pranzo a patto che non ci fosse Goebbels. E Goebbels l'ha accettato. Noi siamo andati in questa sala enorme, tutta con tutti i tavolini preparati, la nostra tavola, e al tavolo ho trovato un libro con una dedica di Goebbels. Allora, il primo selfie della mia vita.